Dopo mesi di tira e molla, di promesse, interlocuzioni, di garanzie e di certezze, il governo italiano non è riuscito a far nulla di meglio che partorire una nuova amministrazione straordinaria che decreterà la morte delle imprese dell'indotto e con esse il fallimento dell'intero sistema Taranto. È un passaggio della nota delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva associate ad AIGI. La nota fa seguito alle notizie di stampa, prosegue AIGI, del varo da parte del governo del decreto-legge che apre le porte all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia. Crediamo che il governo stia ancora lavorando per fare in modo che questo possa essere riscritto, questo decreto che manca forse ancora di definizioni, e spero che questo venga fatto nel più breve tempo possibile, perché l'amministrazione straordinaria non è possibile. Una città come Taranto, che ha tanti problemi, avere in 10 anni due amministrazioni straordinarie e quindi perdere nel 2015 con la legge di Marzano 150 milioni e perdere oggi 120 milioni solo delle aziende di AIGI, che è l'80% dell'indotto, significherebbe il default finanziario di questo territorio. Concetti ribaditi anche durante l'assemblea AIGI, in cui è stato decretato lo stato d'emergenza per le aziende dell'indotto. La gente qua è stanca, stanchissima, non ce la facciamo più. Quindi il messaggio che noi porteremo fuori da questa assemblea, e siamo disposti a qualsiasi cosa pur di riprenderci i nostri soldi. Saremo anche nelle condizioni di bruciare i nostri camion, di bruciare le portinerie, ma di fare di tutto per portare a casa i nostri soldi, perché ce li siamo guadagnati e sudati. Quello che vi chiediamo a voi che siete la comunicazione, fate arrivare forte il grido dell'esasperazione.